Buongiorno a tutte e tutti. Scusate le spalle. Adesso cercherò di girarmi come una tortola fino a che non cadrò. Quando cadrò mi tirerete su, ok? Grazie. Grazie, è un po' emozionante essere qua oggi, soprattutto dopo le vostre esibizioni molto belle. Io tra l'altro sono una grandissima fan di Italo Calvino, ma non conoscevo l'Avvoltoio e è una grande mancanza, e penso che tornerò a casa stasera insegnandolo a mio figlio e cantandolo in treno tutto il tempo. È molto bello essere qui oggi. Si è già detto del perché la toponomastica, questo parolone che vuol dire toponomastica, il nome dei luoghi, è importante perché noi viviamo in un paese in cui abbiamo delle piazze, delle strade che a volte sono dedicate a dei crimini di guerra o a dei criminali di guerra, e neanche ce ne accorgiamo, e ci sembra normale crescere in vie che si chiamano come dei criminali di guerra o dei crimini di guerra che neanche ci ricordiamo più. E allora è importante dare dei nomi nuovi, dei nomi più positivi, dei nomi per esempio come un uomo di pace come era mio padre, non il solo. Non è certo l'unico, è uno dei tanti e delle tante. E come potrebbe cambiare velocemente il nostro mondo se ci abituassimo ad avere attorno degli esempi così, degli esempi di pace? Il messaggio che vorrei che questa intitolazione passasse per tutte e tutti voi, per tutte e tutti voi, è che mio padre era una persona normalissima, un tipo veramente normale, che si è messo insieme a delle altre persone normali, e insieme a persone normali hanno fatto cose straordinarie, perché questo è il segreto della vita, secondo me, che ci sono dei sogni. E nessuno di noi da solo riesce a cambiare il mondo, a costruire dei sogni giganteschi, ma se ci mettiamo insieme gli uni con gli altri e cominciamo a discutere del nostro sogno, anche le cose che sembrano impossibili poi diventano possibili, e anche abbastanza rapidamente se ci si mette un po' di impegno e si sogna forte. Per cui io vorrei che vi faceste dei sogni molto forti. Io questa lezione, che è la lezione di mio padre e anche la lezione di mia madre, che insieme a lui ha fondato Emergency, senza mia madre non sarebbe esistita Emergency, la loro lezione l'ho messa in pratica mettendomi insieme, sono una persona normalissima, mettendomi insieme ad altre persone normalissime, tipo per esempio Emiliano, Alex, Francesca. E insieme abbiamo fatto quella nave che avete visto prima. Voi non l'avete vista perché erano le vostre spalle, ma l'avete vista in classe. E abbiamo fatto quella nave lì, che è una nave che salva persone, una nave che appunto, come ricordava Oscar citando Emiliano, noi non vorremmo che esistesse, perché non dovrebbe esistere una nave che salva persone in mezzo al mare, perché nessuno dovrebbe rischiare la vita in mezzo al mare. Eppure ne incontriamo tante di persone in mezzo al mare, incontriamo delle persone anche della vostra età che finiscono in mezzo al mare perché sono nate sulla pagina sbagliata dell'Atlante. E se nasci sulla pagina giusta dell'Atlante, come sono nata io, come siete nati voi, sei fortunato e puoi avere una scuola così bella, puoi fare teatro, puoi sognare, puoi ballare, puoi cantare, puoi studiare. Se nasci sulla pagina sbagliata dell'Atlante, non ce l'hai la scuola e finisci che rischi la vita in mezzo al mare. In mezzo al mare una volta ho incontrato un ragazzino che aveva 12 anni, che era partito da solo dal Mali, che è in mezzo all'Africa, quando ne aveva 10, e ha cominciato camminando da solo, senza la famiglia, ha attraversato insieme ad altre persone, ha attraversato il deserto, poi ha attraversato il mare, perché lui voleva venire in Europa per studiare. E ecco, lui è un supereroe secondo me. A volte i supereroi non hanno il mantello e lui è assolutamente il mio supereroe. Però è chiaro che questi bambini, queste donne, questi uomini non dovrebbero rischiare la vita in mezzo al mare, dovrebbe essere tutto diverso il mondo. Questo è l'altro compito che vi chiederei, un compito piuttosto semplice se vi mettete di impegno, se studiate e ci dedicate un po' di tempo e pazienza, che è cambiare il mondo, per favore, fare in modo che tutte le pagine dell'Atlante siano la pagina giusta per essere felici, e lo dovete fare voi, non lo facciamo mica a quelli che hanno la mia età o l'età dei vostri professori e professoresse, voi lo fate, anche voi, voi lì sul terzo gradino, sì, proprio tu,
Cambiare il mondo è compito vostro, renderlo un posto veramente dove sia bello vivere, dove possiamo goderci la meraviglia della natura senza distruggerla, dove possiamo stare bene insieme, dove possiamo semplicemente questo, essere felici e in pace per gli anni che abbiamo su questa biglia che gira nello spazio. E secondo me davvero la lezione di Gino è un po' questa. Gino mi diceva, prima di dirmi che è una cosa impossibile, provaci, e poi mi dice ancora se è impossibile, perché magari ci sei riuscita, allora vedi non era più impossibile. Questo secondo me è il messaggio più importante. E l'altra cosa che vi direi è questa. C'è una poesia di Bertolt Brecht che si chiama, vabbè, non importa di come si chiama, comunque dice così: chi è che ha costruito Tebe dalle sette porte? Chi è che ha costruito le piramidi? Perché sui libri di storia ci sono i nomi dei re. Domanda: li hanno trascinati i re, quei blocchi di pietra? No. No. Esattamente. Esattamente i contadini. E poi va avanti questa poesia e comincia a chiedersi tipo... Cesare ha sconfitto i Galli da solo? Alessandro Magno ha conquistato l'India, ma non aveva con sé nemmeno un cuoco? Certo che ce li aveva. Allora, nessuno fa niente da solo. E anche se sui libri di storia vediamo soltanto i nomi dei re e delle persone più importanti, in realtà tutti quei re avevano qualcuno dietro, avevano i contadini, avevano i servi, avevano i cuochi, avevano i cavalieri, avevano gli schiavi. Fortunatamente adesso la schiavitù teoricamente non esiste più, praticamente in tante parti del mondo c'è ancora. I cavalieri avevano qualcuno che gli curava il cavallo. E nessuna grande impresa è possibile senza un cuoco, nemmeno su una nave, sapete, su una nave il cuoco è importante tanto quanto il comandante della nave, questo è il comandante che ve lo dice, senza il cuoco io non vado da nessuna parte. E allora l'altra cosa che secondo me, che vi invito ad allenarvi a fare, è quando vedete che qualcuno ha fatto una grande impresa, anche compreso mio padre non avrebbe fatto niente se non ci fossero stati gli infermieri, i giardinieri degli ospedali, i cuochi, le cuoche, e qualcuno che dall'altra parte dell'oceano metteva dei soldi per fare andare avanti i progetti, esattamente come i nostri soccorritori che avete visto nel video non potrebbero fare niente se non ci fosse qualcuno che dall'altra parte del mare ci aiuta a spingere la nave in mare, e il comandante non farebbe niente senza il cuoco, e nessuno di noi riesce a salvarsi da solo, per cui ricordatevi anche dei cuochi e chi cucinò la cena della vittoria. E che ognuno di noi è importante, nessuno di noi da solo può fare niente, insieme siamo un equipaggio che può fare un sacco di cose, che può salvare persone, che può costruire ospedali, che può aprire dei parchi giochi, che può pulire la città, che può pulire una spiaggia, che può soccorrere persone in mezzo al mare e che può cambiare il mondo. E fatelo ragazzi, perché vi stiamo lasciando un mondo che ha tanti rovesci, tante cose storte da raddrizzare. E non vorrei darvi troppa pressione, anzi sì, in realtà vi do un sacco di pressione addosso, e fatelo per favore, cambiate il mondo e costruite per voi stessi e per i vostri figli e nipoti un posto che sia un pochino più bello da vivere, e io spero di essere ancora qui per guardare il mondo bello che avete costruito per noi. Grazie.